e la volta di Ayana. Ecco, la mia domanda è, a Torino ci sono molti studenti stranieri, cosa può fare il comune per farli sentire torinesi? Molte cose dipendono anche dal tempo, perché poi uno si sente torinese se trova gli amici, specie per i giovani. Credo che la cosa fondamentale poi sia quella, più che non diciamo iniziative istituzionali. Già questo mi sembra una cosa che fa il comune, che va un po' in quella direzione, no? Perché mette in rapporto, diciamo, attraverso di voi queste comunità di studenti, anche non solo di studenti, con diciamo, l'attività pubblica, insomma. E poi sugli studenti in particolare, noi abbiamo fatto già un grosso sforzo per le residenze con i villaggi olimpici, perché noi abbiamo trasformato, parlo di studenti universitari, abbiamo trasformato circa 1.000 posti letto che erano per gli atleti in posti per studenti universitari, studenti del Politecnico. Quindi questo è un altro, parlo di studenti universitari, abbiamo trasformato circa 1.000 posti letto che erano per gli atleti in posti per studenti universitari, studenti del Politecnico. Quindi questo è un'altra direzione, qualcosa abbiamo già fatto, ma in cui si può continuare a fare qualcosa. Diciamo, poi le iniziative che il comune fa per i giovani sono per i giovani di tutte le etnie, non è che sono giovani solo per i torinesi, cioè non so, l'organizzazione dei concerti, delle attività varie sono a disposizione di tutti. Io credo che sia sbagliato fare cose ad hoc, perché le cose ad hoc ghettizzano, cioè non si fa l'iniziativa per i giovani marocchini, cioè secondo me non va tanto bene, cioè è meglio fare le iniziative per tutti. Poi, credo sia questo che poi fa sentire a casa, no? Ecco la mia domanda. Quando pensa che ci potrà essere a Torino un sindaco proveniente da famiglia di immigrati, come a Rotterdam, che abbiamo un sindaco di origine marocchina, Ahmed Abou Talib? Sì. Ma il problema è che si lega a quello che dicevo prima, perché è chiaro che fino a che uno non acquisisce il diritto al voto, non può neanche acquisire, cioè finché uno non acquisisce il diritto all'elettorato attivo, no? Cioè votare per qualcuno, non può neanche acquisire quello passivo, cioè essere votato. Quindi sono due cose che vanno insieme. Certamente questo per dare una prima risposta. Poi è chiaro che una volta acquisito questo, è chiaro che i tempi non sono così, cioè ci vuole un po' di tempo, ecco, perché è chiaro che bisogna, anche perché per essere eletti bisogna prendere i voti, e quindi sai, per quanto siate tanti, ma comunque non siete la maggioranza, quindi insomma bisognerà, e poi dipende molto, perché per prendere i voti bisogna essere inseriti. Allora è chiaro che può anche prendere un voto un sindaco di origine marocchina se è inserito però una struttura politica che lo faccia diventare comunque un punto di riferimento. Quindi, se dovessi fare una previsione, la vedo lunga, ecco, diciamo meno di 2 decenni escluderei che ci possa essere. 2 decenni a partire da quando vengono acquisiti i diritti civili al voto. Abbiamo l'altra domanda. La mia domanda è: cosa ne pensa del permesso di soggiorno punti? Non ho capito niente. Il permesso di soggiorno a Ah, punti. punti. Ma io credo che il permesso di soggiorno, ma qualcosa del, diciamo, un permesso di soggiorno, io credo che il permesso di soggiorno abbia due problemi, abbia un problema che è quello dei tempi, no? Nel senso che quando uno riceve, dopo la prima volta, il rinnovo dovrebbe essere un fatto, diciamo, che sottoposto alle normali verifiche di polizia, dovrebbe essere pressoché automatico. Noi abbiamo anche offerto come comune la disponibilità a far fare queste operazioni dal nostro ufficio anagrafe, perché sicuramente hanno molta più pratica nel trattare dati che sono poi dati di tipo anagrafico di non, che non le, il prefetto, le prefetture, il Ministero degli Interni. E quindi questo potrebbe snellire moltissimo, no? Questo sarebbe un primo problema. Secondo me, sul fatto che il permesso di soggiorno
non riesco poi a vedere tutta questa differenza, perché il permesso di soggiorno è già sottoposto a verifica, cioè tu ce l'hai il rinnovo se non fai compi determinate violazioni di legge. Quindi in realtà il permesso a punti, se col permesso a punti, se si vuol dire che non ce l'ha chi commette determinati atti contro la legge, sono d'accordo. Se il permesso a punti vuol dire che ogni volta che chiedi il rinnovo devi riconquistare il permesso perché devi dimostrare di totalizzare un certo numero di punti, mi lascia un po' perplesso, perché per esempio che cosa vuol dire? Come fai a totalizzare i punti? Cioè, uno che fa una vita normale, cioè come fai a... devi dimostrare di saper, non so, fischiettare meglio di un altro, cioè non... E questo, cioè, non so se sono riuscito a spiegarmi. Cioè, io trovo che, per essere molto chiaro, giusto che il rinnovo sia, ovviamente, ma come è già, dipenda dal fatto che fra le altre cose non si violino le leggi italiane, cioè non si incorre in sanzioni previste, penali, eccetera, eccetera. Se il permesso a punti invece vuol dire, il permesso di soggiorno a punti vuol dire che maturi dei punti per averlo, non capisco cosa voglia dire, non capisco in base a cosa matureresti questi punti, se parli meglio italiano, cioè mi sembrano cose un po', diciamo, non so come dire, strumentali secondo me.